Ecco, che cos'è l'orgasmo? L'orgasmo è uno, ma possono anche essere molti. Beh, molti, oddio, magari, ma l'orgasmo può anche non essere, ma di questa eventualità ci occuperemo a proposito dell'orgasmo femminile. Ecco, si può dunque definire l'orgasmo come il risultato a sorpresa di un accoppiamento tra un uomo e una donna. Ecco, quando un uomo e una donna fanno insieme, ma anche separatamente, dai che ti ridai, a forza di chiamare, l'uomo viene. Ma anche la donna, no? Ma comunque sempre prima l'uomo, viene, dicevamo, sotto forma di un, di un, di un, cioè anche visibile, sì, elemento vischioso, sì, detto che anche fa bene alla pelle, scientificamente chiamato quello lì. Ecco, nella donna invece l'orgasmo si verifica sempre sotto, sì, sempre sotto forma, ecco, di un po' più difficile da, perché nella donna a volte la donna fa anche finta, e quindi, ma non sempre, e quindi a questo punto dobbiamo fare una distinzione fra l'orgasmo maschile e l'orgasmo femminile. Per cercare di mettere un po' d'ordine. Ecco, non possiamo parlare dell'orgasmo maschile senza premettere che gli uomini sono tutti sporcaccioni. Infatti, per raggiungere l'orgasmo all'uomo basta che respiri, mentre, diciamo così, alla donna servono prima ancora di una serie di cocche, di smanato di palpe di stimolazione, scientificamente chiamati petting. Ecco, per raggiungere finalmente lo scopo finale, e cioè il piacere reciproco, poi diciamo reciproco e simultaneo. Ecco, simultaneo proprio poi, ma veramente no, per carità, ma come dice, un'eventualità quasi impossibile, ma a volte non, perché dipende molto dal fatto che l'uomo spesso tende a risolvere il rapporto in 4 e 3, secondo una tendenza per cui appunto l'uomo conclude prima ancora che la donna possa dire. Grazie anche a questa sottocultura della sveltina, ne abbiamo già parlato, la donna durante il rapporto sessuale può rimanere come un ciocco rigido e inespressivo, riuscendo però a calcolare con un certo successo il numero delle ragnateline sul soffitto, oppure può meditare di tornare da mamma, o nei casi più fortunati rivolgersi a qualcun altro. Ma di questo parleremo, mie care amiche, quando affronteremo un tema assai vicino all'orgasmo, e cioè il tradimento.